rimarrebbero chiuse, rimarrebbero come nel Tempio di Gerusalemme, inaccessibili, accessibili solo a lui, ai sacerdoti. Invece il Signore ha voluto che il velo del Tempio si squarciasse, perché tutti gli uomini avessero la porta, l'accoglienza. Quando vengono queste persone con le loro fragilità, noi, presbiteri, diaconi, catechisti, fedeli tutti, l'accoglienza. Perché tutti siamo irregolari, loro vivono situazioni irregolari, ma c'è dentro di noi sempre qualcosa che non va. E noi dobbiamo essere coscienti davanti a Dio. La Chiesa accoglie quando considera che nel suo grembo materno una persona e non guarda tutti come una massa di distinti. Per questo l'espressione bella che vi voglio consegnare è questa: la Chiesa accoglie, accompagna, discerne e integra, queste tre sono parole del Papa, caso per caso, caso per caso. Cioè noi è così che dobbiamo imparare a fare pastorale, caso per caso, persona per persona. È finito il tempo delle masse, che ci facevano sentire con il cuore pieno. Mia madre nel 48 ha partecipato al grande raduno dei Baschi Blu dell'Azione Cattolica a Roma, che il 12° di radunò nel 48, perché la Chiesa in quel momento mostrava tutta la sua donna. Cari fratelli e sorelle, oggi noi non siamo più questa massa di persone, ma caso per caso, perché poi quelle masse si sono dileguate da questo discernimento. Caso per caso scaturisce l'integrazione nella vita ecclesiale delle persone che sperimentano l'incompiutezza e la fragilità, e il sacerdote si rende conto di tante cose. Si rende conto se una persona, ad esempio, guarda con senso di disprezzo al matrimonio. No, ma che ci sposiamo a fare? Beh, allora tu non mi puoi chiedere la comunione. Non solo non sei sposato, ma non credi proprio. Io ti accolgo, certo, ti metto alla porta, non ti siamo. Ma io ti dico che non va bene. Oppure si trova davanti a situazioni irregolari e dice: guarda, tu in questo momento non puoi vivere il sacramento, devi fare un cammino. Durante la catechesi, io spero l'anno prossimo di portarla anche a Tortanova, qui a Asso, di Beatrice Fazzi, una attrice convertita che ha lavorato come attrice a un medico in famiglia, lei ha detto: quando io mi sono riavvicinata alla fede, sono andata a confessarmi e il sacerdote mi ha detto, dopo una bella confessione: ma tu sei sposata? No, con Dio. Ha detto: non ti posso dare la soluzione. Eppure quel prete aveva preso, possiamo dire, nella rete della misericordia un pesce grosso, poteva chiudere un occhio. Poi è stato vero, ma gliel'ha saputo dire. Ha detto: guarda, tu devi fare un cammino. E lei riconosce sempre: se non mi avesse detto la verità, che dovevo fare un cammino, io sarei stata superficiale. Dobbiamo imparare a dire le cose con verità e con a spiegare. E allora, caso per caso, e la nota 351, che è stata una delle note che è stata più contestata della nuova Svezia, dice: si può ricevere l'aiuto della Chiesa, anche l'aiuto dei sacramenti, e fa riferimento alla penitenza e all'Eucaristia, della quale dice: non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e alimento per i deboli. Chi l'ha inventata questa espressione? Papa Francesco? Sembra quasi che voglia, ecco, dare i sacramenti a tutti. No, questa frase è di... c'è la citazione di tre padri della Chiesa, che io nella parte in nota poi, che affido soprattutto allo studio dei sacerdoti, metto due frasi di Sant'Ambrogio
è una frase di San Cirillo di Gerusalemme, perché già nella Chiesa antica si credeva fermamente che il sacramento dell'Eucaristia rimette i nostri peccati, è medicinale, è un medicinale, però ecco, va accompagnata la persona. Per questo l'espressione in certi casi non ci porta a una norma nuova, ma apre la strada di un buon discernimento. Cosa voglio dire allora in definitiva? Che le persone che vivono situazioni di divorzio e sono risposate possono avvicinarsi ad un sacerdote, avere un colloquio, cercare di capire e cominciare un percorso. E io concludo con quattro note pratiche. La prima, questa ve le leggo, sono brevi, sono credo abbastanza semplici. Il cammino di accompagnamento, discernimento e integrazione non avrebbe possibilità immediata di celebrazione dei sacramenti dei primi congiunti, battesimo, prima comunione, cresima e nozze, ma sia lontano da ogni tentazione di voler ricevere la penitenza e l'Eucaristia in un'occasione di festa familiare e in ogni caso affrettata. Noi non dobbiamo ricevere, dici, beh, domani si fa la prima comunione mio figlio, e ti ricordi adesso, no? Domani devo fare da padrino, no, calma, devi fare, devi parlarne per te. Tali situazioni possono essere però occasioni di grazia per iniziare un dialogo. Invito i parroci a incontrare i genitori dei ragazzi incamminati verso questi sacramenti già messi in piedi per illustrare il pensiero della Chiesa. Questo fatto va detto per tempo. Secondo, i presbiteri e i catechisti tengano delle catechesi su Amoris Laetitia per illuminare le coscienze e lo facciano premettendo una seria preparazione personale. Usino un linguaggio appropriato che sia ispirato alla dottrina espressa nell'esortazione apostolica. Uno non può dire le coppie regolate, pure io ho dovuto purificare il mio linguaggio perché ero abituato a questo linguaggio, devo stare attento. Terzo, i presbiteri ascoltano i singoli e le coppie tenendo presente le varie situazioni. Ad esempio, qui cito il Papa, se qualcuno stende un peccato gentile come se facesse parte dell'ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare. E in questo senso c'è qualcosa che lo separa dalla comunità. Il Papa raccomanda di evangelizzare anche chi ha queste convinzioni, che non sono in linea con il Vangelo, anzi afferma che anche per loro c'è una maniera di partecipare alla vita della Chiesa. Non faranno i catechisti, ma chi impedisce loro di venire a un momento di preghiera, di farsi carico di un impegno caritativo. E poi il Papa in numeri 298-299 elenca dei casi che non sto qui a citarvi perché poi quando interesseranno soprattutto i sacerdoti li andranno a riprendere. Ultimo, si tenga conto delle circostanze attenuanti secondo l'insegnamento espresso nei numeri 301-308 in un'attenta comprensione della gradualità nell'adesione piena al progetto di Dio. Per i casi in cui si potrebbe dare il sacramento della penitenza e della comunione, in casi di persone che hanno una relazione consolidata, che non possono tornare più indietro, che non possono vivere da fratelli e sorelle senza compromettere, in questi casi estremi, che io spero siano tanti, perché io voglio che più persone accedano alla grazia di Dio, per carità. Però in questi casi è bene che il sacerdote si confronti con il vescovo. In altre diocesi più grandi c'è un elenco di preti, ma noi, ecco, una diocesi da una dimensione più umana, ecco, possiamo confrontarci direttamente con il vescovo. Questo per non creare nella nostra Chiesa delle disparità che genererebbero disorientamento e confusione. Per aiutare le coppie è iniziato proprio sabato scorso un percorso con le coppie, saranno tre incontri dell'ufficio di pastorale familiare. Ecco, Don Sergio, so che ha inviato qualcuno, non ho
sentito ancora qual è stato l'esito, però io credo che sia bello, e hanno molto lodato a livello della pastorale familiare regionale il fatto che il nostro ufficio non abbia detto facciamo un cammino per le coppie, ma con le coppie, perché anche qui il nostro linguaggio va modificato, è un cammino di accompagnamento, ci mettiamo accanto a loro come Gesù accanto ai discepoli di Emmaus che avevano perso la speranza. Ho consegnato queste linee diocesane del capitolo 8 il giorno 7 marzo, oggi siamo al 21, e non era a caso questa data, perché studiando i documenti, confrontandomi, mi sono reso conto che chi ha aiutato a illuminare il cammino della Chiesa in questo momento è stato un grande dottore della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, che è morto il 7 marzo. Infatti si fa riferimento alla questione 94 della prima seconda della Somma Teologica, nella quale San Tommaso fa vedere che alla legge naturale non tutti la comprendono allo stesso modo. C'è chi la comprende con la sua ragione speculativa e gli dice in maniera immediata, a volte invece uno ha tanti condizionamenti che comprende il bene possibile. E veramente con il cuore pieno di gratitudine sono stato a Napoli al convento di San Domenico Maggiore il primo, il 28 febbraio, sono andato a pregare nella cella dove ha vissuto San Tommaso quando era studente a Napoli, e ho detto grazie, perché grazie alla sua sapienza dopo tanti secoli abbiamo potuto illuminare questo. Qualche giorno fa, mettendo in ordine un po' gli appunti, perché sabato devono essere pubblicati, o meglio forse venerdì, ho trovato una cosa bella che riguarda Asco, un bellissimo trattato sul matrimonio, poi ho visto che il sito dell'Asco lo cita, scritto da Don Potito Iolo, vicario generale di Ascoli Sapriano. Aveva il titolo dell'antica chiesetta di Santa Lucia e lui vive per un po' di tempo a Roma, e il suo libro ha stato, visto che non so se sta nella nostra biblioteca, dovrò chiedere al nostro Don Antonio Silva, ma certamente l'ho visto da internet sul sito della Biblioteca Nazionale di Roma. Questo, ho detto, lo dirò quando andrò ad Ascoli, perché ci riempie d'orgoglio, è datato 1695 ed è un trattato bello, perché in quel periodo la teologia del matrimonio, ecco, dopo il Concilio di Trento si stava crescendo, anche se era fortemente giuridica, non aveva quella ricchezza teologica e biblica che ha oggi, però giuridico allora era anche sinonimo di pastorale. Ecco, è bello pensare che un uomo della nostra terra, un canonico della nostra cattedrale, abbia riflettuto e abbia scritto quest'opera e l'ha dedicata alla Madonna, come si faceva all'epoca, l'ha dedicata alla Madonna Immacolata, se non è. Ecco, era una maniera questa per mettere sotto la protezione quello che si era prodotto frutto del proprio studio. Ecco, come vedete ci ho tenuto a dire questo, perché il povero Papa Francesco a volte viene accusato di novità che alcuni ritengono astruse, però se andiamo a leggere con continuità la storia della Chiesa troviamo una grande ricchezza. San Tommaso d'Aquino, io penso che sia quell'autorità che ci ha aiutato, almeno come teologi, come pastori, a comprendere, ecco, in maniera più piena e a non fermarci all'epoca storica. Sapete, ci sono stati anche dei vescovi, dei cardinali che hanno manifestato dei dubbi legittimi, per carità, ognuno di noi li può manifestare, forse le modalità devono essere un po' più attente, ecco, a non creare disorientamento nel popolo di Dio. Il Papa non ha voluto rispondere perché ha detto
risposte ci sono già nella Amoris Laetitia, e io credo che di fronte a un panorama nel quale le divisioni possono nascere, ecco, dobbiamo tenere presente un grande senso di fiducia in colui che è chiamato a confermare nella fede i suoi fratelli. Questo è il compito di Pietro: non sedere su una sedia gestatoria, non essere colui che magari, ecco, ci richiama ad una grandiosità della Chiesa. Pietro e i suoi successori hanno ricevuto da Cristo, ce lo dice Matteo 16, il compito di essere fondati su Cristo, che è la roccia. E il Signore l'ha detto proprio a Pietro nel momento della tentazione. Dopo la risurrezione, conferma nella fede i tuoi fratelli. E io penso che quel dopo abbia un valore particolare, perché noi dopo il peccato diventiamo più saggi. Ieri ascoltavo una bellissima lezione divina al convegno nazionale della Caritas che si è tenuto a Castellaneta, tenuta da un monaco di Bosa, monaco Sabino Chiarà. Commentava Giovanni 8, il Vangelo della Trinità, e diceva: quando Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, allora quegli uomini si sono fermati, perché il peccato, quando tu lo guardi negli altri, allora sei un giudice, ma quando lo guardi in te stesso diventi più saggio. E è vero anche per i singoli, perché qualche padre sinodale ha detto questo, ha detto che il clima è cominciato a sciogliersi tra i padri sinodali quando qualcuno di loro ha cominciato a dire: sai, anche nella mia famiglia c'è il caso di un divorziato risposato. Un vescovo ha detto: io c'ho mio nipote, io c'ho mio fratello, io c'ho mio cugino. Oggi queste situazioni colpiscono tutti, ma non ci fanno abbassare il livello, perché il Vangelo del matrimonio va annunciato. Però la vita pastorale, quella che i greci chiamano la oikonomia, cioè l'opera della grazia, l'economia della grazia, che è come l'economia di un padre di famiglia che dà secondo i bisogni, ecco, questo ci porta ad essere misericordiosi. E allora, cari fratelli e sorelle, sono ben felice di consegnare anche qui, nella vicaria di San Potito, queste linee pastorali. Ecco che affido veramente alla Vergine Santa, come ha fatto questo uomo del nostro clero, Don Potito Iolo, del quale leggerò e cercherò di scrivere qualcosa, ecco, a commento di quell'antica opera, per farla anche un po' conoscere. Mettiamola sotto la protezione della Madonna, perché le nostre famiglie si sentono affascinate dalla bellezza del matrimonio, e anche quando incontrano qualche fragilità si rendano conto che in ogni caso la grazia di Dio va loro incontro. Sia lodato Gesù Cristo. C'è subito una domanda. Non è l'intervento che deve durare 10 minuti, eh? L'intervento è molto breve, chi può fare l'intervento? Tutto chiaro? Il discorso del riconoscimento della novità, che bravo.